Librando, libri in volo con Dante Cerati. Vive in casa Santa Marta, ex lazzaretto per i malati di colera che si trova all'interno della Città del Vaticano. È un uomo umile, semplice, al servizio della gente, che ha una forte determinazione nel rivoluzionare la Chiesa Cattolica dal suo interno, andando persino contro le resistenze della Curia Romana. Il suo nome è Papa Francesco. Massimo Franco, nel suo ultimo scritto, Il Vaticano secondo Francesco, rivela chi è José María Bergoglio attraverso un percorso a ritroso che riparte dalle origini, dalla sua vita a Buenos Aires fino ad arrivare al suo pontificato. Un ben trovato a tutti gli ascoltatori da Dante Cerati a questa nuova puntata di Librando. Nostro ospite è l'autore del libro, Massimo Franco, che ho al telefono con noi. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao, grazie a voi per l'invito. Tu hai messo sotto la lente di ingrandimento la Chiesa di Roma molte volte in molti tuoi scritti. Com'è cambiata la Chiesa dal tuo libro C'era una volta un Vaticano ad oggi? Beh, è cambiata molto, nel senso che questo è un Papa che nasce dal trauma delle dimissioni di Benedetto XVI ed è un Papa totalmente nuovo, non solo perché è argentino, ma perché è un outsider rispetto a tutti i meccanismi della curia, quindi il cambiamento c'è stato soprattutto a livello internazionale. A Roma si vede soprattutto per le resistenze che Papa Francesco incontra. Negli ultimi anni con Benedetto XVI è arrivata al culmine la crisi della Chiesa Cattolica. Qual è stato l'aspetto rivoluzionario secondo te di Bergoglio che sta facendo riemergere la Chiesa dalle proprie ceneri? Ma in qualche modo è come se il conclave si è commissariato il Vaticano attraverso un Papa americano, anzi latinoamericano. Se ci pensiamo, questo è stato un conclave con venature anti-italiane, perché è come se l'America Latina, che è stata tradizionalmente un paese di missione dove andavano gli europei per evangelizzare, in qualche modo si è trasformato in un paese che torna a lui ad evangelizzare il Vaticano. Quindi è finito l'eurocentrismo e l'italocentrismo ed è cominciato un modello di chiesa latinoamericano che in qualche modo conquista l'Italia, Roma papalina e l'Europa. Papa Francesco ha deciso di vivere nella casa Santa Marta. Che significato ha questo suo gesto? Perché è così importante? Beh, naturalmente è molto importante perché è simbolico, anche se nel libro io ho cercato nell'archivio segreto vaticano la storia di casa Santa Marta, ma andando poi in Argentina a Buenos Aires ho scoperto che anche lì il Papa aveva rinunciato al palazzo dell'arcivescovo per scegliere un piccolo appartamento nella Plaza de Mayo. Quindi in qualche modo è stato soltanto l'applicazione a livello globale di una scelta che aveva già fatto come arcivescovo di Buenos Aires. Il senso è questo: essere padrone del proprio tempo, della propria agenda, delle persone che incontra. Ma questo naturalmente vuol dire anche che ci sono degli inconvenienti, perché il Papa in qualche modo è soggetto anche ad incontrare persone che, guadagnando il suo orecchio, possono forse spingerlo a scelte che non sempre sono guardate positivamente. Come hai detto tu prima, la Curia Romana sta mostrando una certa resistenza nell'accettare i cambiamenti proposti da Papa Francesco. Che rapporti invece sta instaurando secondo te con i vescovi italiani? Ma sono rapporti secondo me ancora tutti in via di definizione. Credo che il fatto che il conclave sia stato, come dicevamo prima, con venature anti-italiane abbia spiazzato la Conferenza Episcopale Italiana, e anche il fatto che il Papa sembri deciso a promuovere persone come l'arcivescovo di Perugia Bassetti ai vertici della Conferenza Episcopale secondo me disorienta. Questo vuol dire però che semplicemente la Chiesa italiana deve rivedere le sue posizioni e capire che sono finite le posizioni di rendita. Quindi il Papa in questo senso suggerisce una rivoluzione che non è solo di personale, ma anche di mentalità. In questo libro tu dedichi un capitolo anche al caso dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione. Che cambiamenti sta portando Papa Francesco anche nello IOR? Ma Papa Francesco è stato in qualche modo obbligato anche dagli scandali precedenti affrontare i problemi finanziari del Vaticano in modo prioritario. Qual è per adesso il risultato? Il risultato è che c'è un'esigenza di trasparenza che è dettata dalle istituzioni finanziarie internazionali, ma mi pare che il messaggio finale che è stato inviato non sia così radicale come si pensava all'inizio, perché all'inizio si teorizzava che il Papa potesse chiudere lo IOR. Oggi non mi pare siamo a questo, c'è soltanto la voglia di riformarlo radicalmente, ma questo, ripeto, è un segnale che in qualche modo avrà effetti contraddittori. Fra tutti gli altri papi che ci sono stati, secondo te quale, per modo di vivere, anche per come si propone, è più vicino alla figura di Papa Francesco? Ma è stato detto Giovanni XXIII, anche se i contesti storici sono troppo diversi, per cui Papa Bergoglio è un unicum. Bergoglio nasce dalle dimissioni del suo predecessore e questo non era mai successo, è un gesto epocale da parte di Benedetto XVI. Secondo, c'è un altro elemento che lo rende unico. Papa Francesco è il primo pontefice che viene da una città globale,
da una megalopoli come Buenos Aires, che ha 15 milioni di abitanti. Noi siamo abituati a papi che provengono da città al massimo come Roma o cittadine europee medio-piccole. Questo pone il Papa un po' all'avanguardia, perché queste grandi città, che sono poi quelle dove si concentra il potere adesso e nel futuro, in qualche modo incrociano, esasperano i problemi e costringono ad affrontarli in modo molto più radicale e nuovo rispetto al passato. In questo senso lui rappresenta una nuova frontiera della Chiesa. Massimo, tu nel libro parli di lobby dei gattopardi. Chi sono questi gattopardi di cui parli? Sono quelli che in qualche modo resistono alle riforme di Francesco, che aspettano pensando che passerà e poi le cose torneranno come prima, e che quindi in qualche modo sono acquattati, si adattano alle riforme e fingono di appoggiarle anche se non è così. E il problema è che credo che la scelta di Bergoglio sia stata così radicale che non è che si possa fermare il tempo, pensare poi di tornare allo status quo. In realtà credo che indietro non si potrà tornare, quindi in qualche modo i gattopardi secondo me rischiano poi di essere dei dinosauri. Nel Vaticano, secondo Francesco, tu costruisci tassello dopo tassello l'immagine di un papa che è prima di tutto un uomo, una persona ordinaria. È questa la cosa che ti ha colpito personalmente di più di Papa Francesco o c'è qualcos'altro? Beh, mi ha colpito intanto la capacità di essere molto se stesso. Cioè non c'è una cesura tra l'arcivescovo di Buenos Aires e il Papa di Roma, soltanto forse il fatto che questo Papa è più felice, perché mi dicono che a Buenos Aires lui fosse arcivescovo un po' intristito che si avviava la pensione, quindi c'è questo forse cambiamento di carattere. Però sul resto, cioè una certa spigolosità, una grande volontà di andare avanti secondo le sue convinzioni, di modellare la Chiesa secondo queste convinzioni, ecco, questo è quello che più mi ha colpito. Mi pare che non sia cambiato molto sul piano della personalità. Massimo, tu come vedi in definitiva il futuro della Chiesa? Lo vedo come un futuro in grande transizione, con un Papa che è stato chiamato a ridisegnare gli obiettivi e lo stile della Chiesa, perché altrimenti la Chiesa declinava inesorabilmente, e che è nel corso di questa transizione, ma non si sa ancora come finirà. Quello che pare di capire è che questa è una Chiesa che non può più andare avanti come era successo negli ultimi 15-20 anni, perché il modello di governo non regge più. L'incognita, tra l'altro, è se il gesto di Benedetto XVI sia un'eccezione, oppure se sia una fase nella quale ci dobbiamo abituare a papi che si dimettono a un certo punto del loro mandato. Tu ti sei fatto un'idea ben precisa delle dimissioni di Benedetto XVI, perché in definitiva si è appunto dimesso? Ma credo che i motivi di salute che sono stati addotti siano solo una parte della spiegazione. Abbiamo visto Benedetto XVI in piazza per la beatificazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, camminava seppur un po' a fatica, quindi se pensiamo alla lunga agonia di Giovanni Paolo II, in realtà è in condizioni buone per essere un anziano, quindi in realtà i problemi erano altri. I problemi erano la sua consapevolezza che non riusciva più a guidare la Chiesa, perché c'erano tali e tante magagne che si erano accumulate che il Papa in realtà era diventato impotente. Massimo, io ti ringrazio tanto per questa intervista. Grazie a voi. Ricordo agli ascoltatori il nuovo libro di Massimo Franco, Il Vaticano secondo Francesco, per Mondadori Editore. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi.